La gravissima crisi finanziaria e sistemica si associa per la prima volta a una crisi ambientale fatta dell'irreversibile cambiamento climatico. È un fenomeno noto sotto l'attenzione degli scienziati da più di 30 anni, ma ogni volta che si sono posti i problemi si è stati, fino a poco tempo fa, derisi. Non ci si è resi conto che su 80 anni di combustione di energie fossili, carbone e petrolio in primis, si è generata talmente tanta anidride carbonica che ne abbiamo raddoppiato le concentrazioni in atmosfera e adesso questa anidride carbonica trattiene il calore che dalla Terra viene emanato e questo sta cambiando drasticamente la faccia della Terra. Dobbiamo porre fine a questo, dobbiamo sapere che la priorità è adattamento al cambiamento climatico, resilienza, progetti per creare un nuovo modello di sviluppo e se siamo custodi di futuro e cittadinanza attiva lo è, possiamo perseguire questi obiettivi che sono ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, aumentare l'efficienza energetica, usare le fonti rinnovabili di energia, cambiare le modalità di trasporto, fare una produzione industriale più pulita e più intelligente, produrre merci che non diventino subito rifiuto. Tutto questo implica una forte adesione morale e da questo punto di vista la spinta più importante viene dalla Laudato Si, che prende atto del cambiamento climatico, dei rischi che corre l'umanità e dice basta con una finanza dissennata che schiaccia la persona, l'economia deve essere per la persona non è uno scarto, la materia non è uno scarto, dobbiamo immaginare un pianeta col quale vivere in pace, vivendo in pace tra noi umani. Questo sarebbe il primo. I cittadini attivi, le donne e gli uomini di cittadinanza attiva non è necessario siano degli esperti di rifiuti, però è importante che sappiano che in Italia soprattutto, stante la gravità della presenza dell'economia criminale che vuole fare affari, ha fatto affari enormi anche partendo dai rifiuti, come dimostrano le vicende campane, la storia della Terra dei Fuochi, bisogna che sappiamo e le donne e gli uomini di cittadinanza attiva sappiano che quando si evoca un'emergenza in Italia di solito è, come dire, assolutamente inesistente. Questo vale per la Campania stessa, la Campania ha fior di impianti che la Camorra e chi è alleato della Camorra non vuole far funzionare, perché alla Camorra servono gli affitti per i terreni di queste piramidi delle cosiddette ecoballe, alla Camorra serve il traffico dei rifiuti anche tossici da scaricare nei campi, in riva al mare, tutto ciò che ha appestato una terra che era nota dall'antichità per essere la Campania Felix. Guai al mondo a chi vuole evocare emergenze rifiuti a Roma piuttosto che a Genova e altrove. Tra l'altro non ci sono più risorse pubbliche utilizzabili per queste emergenze, che sarebbero, come dire, l'elemento attrattivo degli interessi di chi vuole l'emergenza stessa. E soprattutto Roma in primis e Genova altrettanto, Roma ha più che abbondanti impianti per essere a posto, a maggior ragione facendo partire la raccolta differenziata porta a porta, la tariffa puntuale, tutto quello che in tutto il mondo si fa e in molte parti d'Italia si fa. Gli impianti ad oggi la stessa procura dice fateli funzionare, non vengono fatti funzionare, apposta per vedere di creare una situazione che consente di fare affari, come dire, sporchi, non chiari. Quindi opponiamoci sempre in Italia al concetto di emergenza rifiuti, è una bufala.